Oggi sta partita complicata con Cregas, facciamo tra poco si inizia. Oh, carissimo Roberto, come va? Che è successo? Portato i cioccolatini. Oh, grande Roberto! Grande, grande. Grandissimo, grazie mille. Che sta ma vabbè. Grazie mille Roberto, adesso possiamo goderci bene la partita tra Ciech e Cregas. Buongiorno. Un caffè, grazie. Ma io vorrei una brioche. Ah dai, un po' del caffè. Arriva. Mister, ma mi farai giocare domenica? Quando vai? C'è troppo leggerino. Mi servirebbe il centrale per le prossime partite. Ah mister, posso venire? Lascia verde, non serve più. Brioche e caffè. Ecco la colazione del campione. Gentili telespettatori, ben trovati in un'altra puntata di Bar Sport. Quest'oggi ci hanno sfrattato nuovamente dalla sede di TRC. Siamo venuti qui alla palestra Vincenzo De Cucci. Innanzitutto ringraziamo, anzi voglio ringraziare particolarmente il caro Roberto Giacomini, che avete visto nell'intro di questa puntata regalarci dei cioccolatini. Ancora però notizie che arrivano da Via Bandiera. Non è stato esonerato Roberto Giacomini dal presidentissimo Costanzo Arduini. E ancora che Stepa. Oh, così! Niente. Mannaggia, per poco non entra. Io caccio tutti, voglio cacciare anche Roberto Giacomini. E ancora mi porta i cioccolatini. E perché siamo qui? Vedete, noi non parlate! Abbiamo vinto col Monteceglio! E diciamo solo quando ne perdiamo! E basta, i portuali! Perché siamo venuti qui alla palestra Vincenzo De Cucci? Perché oggi ci sarà Italia-Stati Uniti. Eccoci, siamo pronti per questa grande sfida. Italia contro Stati Uniti con i tiri da 3. 20 tiri per squadra, no, 10 tiri per squadra, sono troppi. 10 tiri per squadra, quindi 5 tiri per uno. Iniziamo a presentare i contendenti. Iniziamo con la squadra americana. Presentiamo lui. Jamel Morris, 8 Money. E poi abbiamo anche l'altro ragazzo della selezione americana, Michael Moore, direttamente da Mount Olive University. Are you ready? Are you ready, Mike, for the game? Yes, sì. Jamel, are you ready? Yes, sì, sì, sì. The anthem of the USA. Passiamo adesso alla selezione italiana e iniziamo dal vice tecnico per importanza, poi anche il tecnico, direttamente da Capua, Ferdinando De Maria. Buonasera coach. Buonasera Gianni. Ecco qua il drago di Curti, come Fabio Pincivenga, che è proprio di Capua, grande giocatore di pallanuoto. Adesso passiamo al head coach della Stemar 90, direttamente da Fabriano, Lorenzo Cecchini. Pronti? L'inno anche per l'Italia. Vai, chi lo fa? Vai Ferdi. L'inno del Napoli o italiano? Non lo so, l'inno che volevi. No, dai. Sì. Dai. Come partite? Io te seguo. No, vado io? Vai, io, sei sicuro? Fratelli. Ah, così proprio. Sì, dai. L'Italia. L'Italia sedesta. Meglio che allenate, va, lasciate stare. Quindi siamo pronti per fare questa gara. 10 tiri per squadra, quindi 5 tiri per Jamel, 5 tiri per Mike, 5 tiri for Freddy Krueger e 5 tiri anche per Lollo Cecchini. Siamo pronti? Una parola in incitamento, Dai, forza coach, speriamo di conquistare come Cristoforo Colombo. E gli americani, facciamo fare questi americani oggi? Cosa? Li facciamo fare questi americani? Sì, assolutamente, ci proviamo. One word for the game. One word for the game? Let's go. Pain. Ok, let's go. Come on Jamel, come on Morris. Come on Mike, come on Moore, come on tutti. Siamo pronti? Ed eccoci, siamo pronti per questa gara. Inizia l'Italia
con coach Lorenzo Cecchini, prego. E tiro va dentro, 1-0 per l'Italia. Mike. E pallone che finisce sul ferro e pure sulla telecamera. Tocca a coach De Maria. Il pallone è sul ferro, sempre 1-0 per l'Italia, Jamel. E anche tutti corti, oh, tutti corti. Il primo giro finisce con Italia 1, Stati Uniti 0. Prego, prego. Secondo giro. Va dentro, quindi l'Italia raddoppia, 2-0. Mike, l'America non sta andando bene, 2-0 per l'Italia e rimane sempre 2-0. Jamel. E va dentro, quindi a corsa di distanza la formazione statunitense. Siamo 2-1 al termine del secondo giro. Percentuale bassa da 3. Sbaglia coach Cecchini. Mike, anche lui non va dentro. Sempre 2-1. Sbaglia anche coach De Maria. E niente, tutto 2-1. Italia 2, Stati Uniti 1. Cecchini per il tiro sul ferro. Mike Moore. Il pareggio degli States. E sbaglia coach De Maria. E poi tocca Jamel, importante tocco. Sul ferro, niente, quindi siamo in parità al termine. E poi ultimo giro, sbaglia coach Cecchini, Mike, la mette dentro, il vantaggio degli States. Attenzione, il tiro decisivo per coach De Maria. È dentro il pareggio del tricolore. E poi niente, brucia tutto. Jamel, hanno vinto gli States per 4-3. Non vale, non vale, inutile che non vale, adesso continuano. Però è finito questa gara 4-3 per gli Stati Uniti contro l'Italia. Ma venite qui ragazzi, questa non è l'unica gara per quanto riguarda quest'oggi. Sapete, adesso ci sarà un'altra gara. Guardate con che cosa la facciamo. Noi in redazione, niente, facciamo delle gare di basket con i cestini e con le pallette di carta. Noi ci riusciamo spesso a fare canestro. Ma i ragazzi che allenano, i ragazzi americani, riusciranno a fare la stessa cosa? Fra poco lo vedremo. Come ve la cavate con... Palle di carta. Sì. Paper ball in the basket. Okay. Let's go. Ok, prepariamoci. Stesse squadre. Do you think about this match with the paper? Yeah, it's a very exciting match. Very good shot from Michael. More! Che cosa ha detto? Ha parlato la lingua a me. Allora, ha detto un match molto divertente, poi ha proseguito in danese, un bel tiro di Michael, poi proseguito in danese. You wanna say something? No. Però possiamo dire... You understand Danish? Okay. Dobbiamo fare un appunto a Stefano Chicchiani, il patrono della Stamar 90. Giocatori americani, danesi, ma pile cinesi. Visto che all'ultimo quarto finisce sempre l'energia. He say that USA players, Danish players, but Chinese battery, because the last quarter we lose every time. non vogliono parlare dopo questa cosa. Ok, quindi è buono o non buono il canestro di Mike? Non lo so, però dobbiamo iniziare anche dal riscaldamento. Tage, the official referee. Yes, okay. Eh? Yeah, I'm ready. Okay, let's begin, let the game begin. Let the games begin. Okay. Tanto ha detto niente di game. Okay. Mike, primo punto per gli Stati Uniti. Ecco, c'è anche lo spettacolo da parte di Tage, che sembra azione di questa stampella l'altra domenica. Tocca a Ferdinando per il primo tiro italiano e c'è subito il canestro. Pareggio tricolore da parte di Ferdinando De Maria. Jamel Morris, secondo tiro per gli Stati Uniti. E va dentro! Fino ad ora 100% di realizzazione con Jamel Morris. Guardate, non è facile. Stanno trovando difficoltà anche loro. Perché non dovrei trovare difficoltà? E poi il pareggio dell'Italia. Adesso 4 su 4. Il primo giro è andato tutto bene. Yeah, it was very beautiful. Very beautiful game. I'm ready for second round.
Let the games begin. Aia! Primo errore arrivato da Mike Moore. Questo è il suo soprannome. Ferdinando, niente, nemmeno canestro, nemmeno ferro. Che errore da parte di Ferdinando De Maria. Jamel, cortissimo anche lui. Sbaglia, vedi, non è facile. Questo è il cestino della nostra direzione, perché il cestino è regolamentare, vedete, col diametro, con il raggio, deve essere perfetto, altrimenti non vale. Abbiamo visto, no, non va, no. Interferenza. Interferenza. Come no? È vero, l'arbitro, abbiamo l'arbitro. Questo si rompe. Corto Mike. E la palla che finisce fuori. Quanto siamo? 3 a 2 per l'Italia, giusto? 2 a 1 per l'Italia. Non è 3 a 2. Vabbè, 2 a... 3 a 1. 3 a 1, raddoppio da parte degli azzurri. Jamel. Ferro sbaglia. Rimane sotto di 2 la formazione statunitense. 3 a 2, coach Cecchini. Errore da parte di coach Cecchini. Abbiamo iniziato il terzo giro, giusto? Coach, abbiamo iniziato il terzo giro? Ok. Mike, seduto, sit down. Ah, errore. Sempre sotto di 1, la compagine USA, Team USA. Quindi, e poi il canestro da parte di Ferdinando Di Maria, allunga per il 4-2. Ecco il Dream Team americano con Jamel. Per poco, sfortunato stavolta Jamel, che ha tirato una palla di carta ad Alessandro Sacco, che sta seguendo questo incontro. Non è venuto Luigi Toro, viene solo quando ci sono le partite di campionato Luigi Toro. Vabbè. Cecchini, il canestro da parte di Coach Cecchini. 5-3, ha iniziato la quarta serie. E poi è 5. 4-2, vabbè. Vabbè, avanti di 2. 4-2. Sbaglia Michael. 5-3, avete partito tutti bene. 5-3, abbiamo iniziato la quarta serie. Ecco, Ferdi, la mette corta, deve essere la palla risolutrice per dare la vittoria agli italiani. Jamel non può sbagliare, già siamo... infatti sbaglia. Ultimo giro, 2 punti da recuperare per gli americani che possono... Il quarto giro o quinto? È vero. Coach Cecchini è corto, ma Coach Cecchini inizia l'ultimo giro. Gli americani non possono più sbagliare, altrimenti perdono. La mette dentro, accorcia le distanze. Sì. Può essere tiro di suspense. Fuori. Rimane ancora in scia la formazione americana. Jamel alla palla del pareggio. Vediamo, si prende questo tiro Jamel. E la mette dentro. Adesso tutto il carico è un pallone medicinale quello per coach Lorenzo Cecchini. Si va avanti, a oltranza. O la mette dentro o si va avanti. È dentro! Ha vinto l'Italia! L'Italia ha vinto! Si è riscattata, abbiamo pareggiato. Un commento a caldo da parte di coach Lorenzo Cecchini. Quindi un successo importante è quello di oggi contro gli americani. Non era facile ottenere questo successo. Sì, però a questo gioco mi sento dire che eravamo favoriti, perché qui è più come buttare i tovaglioli nella spazzatura. E qui Ferdi, diciamo, è il vero all-star della situazione. Quindi... Settembre che tenta suicidio, non si capisce perché... Commento anche per coach De Maria, successo importante, però per lei troppi errori. Sì, ho fatto quello 0-2 che è finale, che praticamente ci ha quasi rischiato la sconfitta, però dai, è stato un bel successo. I ragazzi non sono abituati a questa disciplina sportiva, perché comunque è una disciplina che utilizziamo solo noi in Italia. All'Olimpia. Andiamo a parlare invece Roma 2024, facciamo entrare questa disciplina. Io penso che sia un'ottima disciplina olimpica questa qua, potrebbe diventare una grande disciplina olimpica. Sì, da parlare.
Possiamo chiedere ai ragazzi se hanno mai giocato a palle di carta, nemmeno a scuola, college, university. Okay, he asks if it's the first time you play this kind of game or at the school you do this kind of. You play in school when you mess up on a paper or you're writing something, you mess up and you just ball it up and just throw it in school. Ci gioca a scuola quando deve stracciare un foglio, lo chiudono, lo tirano. Per anche noi facciamo la stessa cosa, però succede quando noi sbagliamo i pezzi e allora bisogna rifarli e allora le carte vanno buttate via. Anche Mike chiede la stessa cosa? Same question. Yeah, same at school. When you mess up, when you're writing a paper, you just ball it up, throw it away, act like you're Kobe shooting. Ho capito Kobe. È la stessa cosa di Jamel che ci giocava a scuola, andava a buttare un foglio con il tiro da Kobe. Ah, e invece in Danimarca si usa a fare in Denmark you used to do like this when you went to school, eh? Yeah. Not online. That's longer distance and then we throw apples and stuff. Tirano da più lontano? Tirano più lontano le mele. Le mele addirittura. Niente, non si mangiano le mele. Un paese così ambientalista, diciamo, con la Danimarca. E niente, quindi provate il prossimo impegno. Quindi com'è? Pari, è finita pari, quindi. Eh sì, finita pari, finita pari. So, time. Pari è fatta. Time. Nobody wins. Chiedono una gara che facciano... ti diamo le pallette di carta nel canestro rosso. This is paper ball in the ring. Oh, si capisce nemmeno se il canestro oppure no. Ok, half court shot, tiro a metà campo, il primo che sei. The first make. Ecco, siamo pronti per l'ultima gara. Un commento da Luca Quondam, se lui giocherà a palle di carta. Adesso? No, in futuro magari. Sì, dai. Accetteresti sì, questo? Certo. Poi tanto alla fine sto male, posso venire. No, vabbè. Dai, farò tutto per venire. Mi dai il via per la gara del tiro a centrocampo? Adesso? Certo. No. Quando? Guarda, facciamo oggi pomeriggio. Via! Eccoci, tocca a Mike, andiamo ad oltranza, eh? Il pallone è lì e non entra, niente, va sul ferro. Chi tocca, chi va? Mandate uno a tirare. I tempi televisivi, stiamo allungando troppo. Coach Cecchini ci prova. Era bello sul tabellone la Stephen Curry, tiro di Cecchini. Jamel Morris. La palla sembra essere lunga e non entra. Ha provato Jamel. Ecco Ferdinando De Maria. Piace la mamma anche alla zia. Niente, non va dentro. Oh, Jamel, corta, decisamente corta. Forza, sbrigatevi, dobbiamo andare a pranzo. De Maria, niente, non ci riesce. Oh, Michael Moore, questa è buona. Ecco Dembele che esulta, guardate, occhio vi fate male. Chi ce va sopra? Che fa giocare titolare Quondam domenica a sore. Come è finita? Ultimo tiro! Finito questo giro, dai! Come oltranza! Ma non è oltranza! Forza coach! Andiamo! Sta perdendo tempo! Che si è messo in porta! Michael Moore! Oddio! Mani nei capelli per coach Cecchini! Con la palla sbagliata! Anche Jamel vuole provare, non si capisce perché! Per poco la mette dentro! L'ultima palla è per Ferdinando De Maria, o è dentro o si perde. Suspense, non è entrata, vincono quindi gli States. Andrea Campogiani, un commento al volo su queste gare che abbiamo visto. Vabbè, diciamo che i coach se la sono battuta fino all'ultimo strenuamente, ma purtroppo finché Ferdi non mangia un po' di carne e un po' di proteine... È una lotta impari. Ok, possiamo concludere questa puntata di Bar Sport tra mille demenzialità. Grazie mille coach Cecchini per l'ospitalità. Grazie a voi, alla prossima, sperando che gli italiani portano a casa qualcosa. Niente, non hanno portato a casa niente. Grazie mille coach De Maria. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere partecipare al programma. Ok, grazie anche ai ragazzi che ancora stanno tirando.
Grazie Mike, grazie Jamel. Possiamo chiudere questa puntata di Bar Sport. Loro continuano ad allenarsi per l'impegno di Sora. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo. No, non ci vediamo giovedì prossimo. Prima devo lanciare un servizio, quello di Antonio Bandino, che è andato a intervistare Matteo Evangelisti, che è pronto per partire per terre sperdute per partecipare ai mondiali. Vai Antonio. Matteo Evangelisti, tutto pronto per la partenza? Si va dall'altra parte del mondo, a Auckland, in Nuova Zelanda, un viaggio lunghissimo. Sei un po' teso o sei carico per questa avventura? Ricordiamo che parteciperai al campionato ISAF. Ma sono abbastanza carico, è da quando sono tornato dal Mondiale di Cipro che mi sono allenato molto per questa manifestazione. Con le mie condizioni so che posso fare ottimi risultati e quindi al di là del vento che farà spero comunque di riuscire a dare il mio meglio. Un obiettivo te lo sei dato, Matteo? E l'obiettivo diciamo di sì, che spero di riuscire a fare medaglia, che comunque è molto, molto difficile, ci sono atleti di alto livello, anche arrivare tra i primi 5 non è male. E poi comunque tutto basato sulle condizioni, perché come è successo per esempio al mio mondiale della settimana scorsa, quando sono stato a Cipro, ha fatto una settimana molto ventosa e a parte l'ultimo giorno che ha fatto vento leggero sono riuscito a fare ottimi piazzamenti da podio. Ovviamente bisogna essere completi in questo sport e saper andare con tutte le condizioni, però ognuno ha le sue preferenze, io preferisco il vento leggero e spero che sarò fortunato. Tornando ad Auckland, cosa ti aspetta lì? Che condizioni ti hanno detto che ci saranno? Ma là è un posto in cui può fare di tutto, può fare vento leggero, vento forte. Ho visto atleti che già sono lì a provare il campo di regata, che hanno postato qualche foto su Facebook e mi sembra che il vento non era molto forte. Quello che piace a me è vento medio leggero, quindi speriamo bene. Ti senti pronto, ti senti preparato anche a livello fisico per questa avventura? Sì, ho preparato molto bene sia in palestra che in acqua questa regata perché ci tengo molto e è una regata molto importante, quella più importante dell'anno, è il Mondiale ISAF in cui partecipa soltanto il primo atleta di ogni nazione e per l'Italia sarò io. Anche un po' di responsabilità? Beh sì, dai, un po' di responsabilità c'è sempre, essendo l'unico rappresentante della nazione un po'. Un po' ci sta? Sì. Tra l'altro Matteo, per te è l'occasione anche di viaggiare, un viaggio lontanissimo dall'altra parte del mondo, praticamente è anche un po' il posto preferito da voi windsurfisti, surfisti. Sì, è uno dei posti più lontani da raggiungere dall'Italia, da quanto ho capito dovrebbe essere esattamente dall'altra parte del mondo e solamente da Dubai a Auckland, cui farò volo diretto, saranno circa 18 ore d'aereo, quindi... Ti riportare da fare, sì, qualcosa da fare. Sì, assolutamente. Per quanto riguarda il posto, insomma, è il posto forse più amato, da, no, col mare, forse anche le condizioni giuste per fare windsurf e surf. Questo speriamo, il posto è molto bello, io ho visto qualche foto, così è veramente un bel posto dal punto di vista naturale, fantastico. In bocca al lupo. Grazie mille. Ok, possiamo quindi chiudere questa trasmissione, ci vediamo giovedì prossimo se ci arriviamo per un'altra puntata di Bar Sport, sempre qui su TRC.